trazione centrale di Napoli, 5 di mattina. Questa è la situazione davanti all'ingresso, barboni a non finire. Che schifo. Ragazzi, sono quasi le 5 di mattina, stazione centrale di Napoli, e non l'ho mai vista così vuota. Più che altro non l'ho mai vista a questo orario e ho notato che praticamente l'ingresso è tappezzato di barboni, immigrati che stanno dormendo cioè, direttamente davanti all'ingresso, cioè scandaloso. Cioè, non l'ho mai vista così vuota la stazione centrale. Ed ecco lì il mio treno per Milano Centrale, Italo 5:35. Eccolo lì. Stazione vuota, ragazzi. Ed eccolo qui, ragazzi, il nostro treno. Ho assicurato la valigia a questo coso qui, che per 50 centesimi ti dà la sicurezza che nessuno se la fotte. Wow, è la prima volta che viaggio in prima su Italo. Devo dire che è molto comodo. Sono le 5:47 e siamo alla stazione di Napoli a Fragola. Distrutto, sono nel bagno dell'Italo. Ancora dobbiamo arrivare a Roma, ma io non ho mai trovato il bagno di Italo così pulito. Cioè, veramente top. A parte quella carta lì, però davvero molto pulito. E adesso, ragazzi, ci facciamo un bel espresso. Dove devo mettere i soldi qui? Siamo in orario.
oramai è l'alba. Siamo alla stazione di Roma Termini, sono le 6:45 di mattina e tra poco ripartiamo. Il viaggio si sta rivelando proprio una tranquillità assoluta, veramente top. E finalmente si parte da Roma. Benvenuti a bordo di 99-68. Da Napoli Centrale a Milano Centrale. Il treno fermerà a Bologna Centrale, Milano Centrale. Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici nel rispetto degli altri viaggiatori. Invitiamo, inoltre, eventuali viaggiatori sprovvisti di biglietto valido a farlo presente tempestivamente al train manager per poter proseguire il viaggio. Vi ricordiamo che a bordo di Italo è vietato fumare. Il biglietto vale anche per le sigarette elettroniche, i cui vapori potrebbero provocare, come le normali sigarette, l'attivazione dell'allarme e l'erogazione dei limiti di antincendio in tutti gli ambienti, compreso il corpo. Grazie per la cortese collaborazione. Stiamo ancora a Firenze, stiamo andando davvero molto lenti per uscire dalla città. Siamo arrivati a Bologna Centrale e già vedo molta più gente rispetto a prima. Mi hanno portato anche la barretta Lager Italo number one. Comunque fra una mezz'oretta dovremmo arrivare a Milano. Bene ragazzi, fra 10 minuti dovrò scendere dal treno, arriverò alla stazione di Milano Centrale. Dovrò aspettare circa un'oretta più o meno e poi ho il treno che va diretto a Karlsruhe, quindi sono davvero comodo, dovrei anche arrivare in orario. Nonostante sia abituato, è sempre un piacere arrivare alla stazione centrale di Milano, veramente. Credo che sia una delle stazioni più belle d'Italia, cioè veramente che a livello proprio estetico ti accoglie proprio bene, secondo me. C'è la bellezza che è pieno di negozi. Penso che anche a livello europeo sia una delle più belle da vedere. Ecco lì il mio treno, Trenitalia EC52 per Francoforte, che dovrò scendere a Karlsruhe. Mi sono seduto qui davanti al Burger King senza farmi tentare e niente, sono sorpreso che comunque la stazione di Milano Centrale è molto più ordinata di come me l'aspettavo, cioè nel senso mi aspettavo molto più caos e casini vari, va, invece è stato tutto molto fluido, molto tranquillo.
quindi non so se è un miglioramento del nuovo governo oppure chi lo sa. Ed ecco qui il nostro treno Eurocity che ci porterà a Karlsruhe. Siamo entrati sull'Eurocity e la situazione è molto più caotica dell'Italo normalmente, però tutto sommato va bene, dai, nonostante sia un treno un po' più piccolino, però ce la faremo. Bene ragazzi, siamo partiti da Milano. Comunque raga, le zone di Busto Arsizio, Varese, cioè più si sale, più sono, diciamo, isolate queste zone e più sono in un degrado più totale, cioè io davvero non capisco come questo sia possibile. Abbiamo aumentato leggermente la velocità. Lì ragazzi potete vedere le prime Alpi. Siamo arrivati a Stresa. Ci stiamo avvicinando alle zone dei laghi ed è una cosa bellissima. La differenza fra l'Italo e l'Eurocity è che veramente, siccome sono da tantissimi viaggiatori, c'è un ammasso di valigie incredibile. La mia è proprio lì sotto. Sono nel bagno dell'Eurocity ed è decisamente più sporco rispetto a quello dell'Italo. E non si chiude la porta. Prossima fermata Domodossola e stiamo andando davvero molto più veloci finalmente. Passeremo la frontiera e ci sarà il controllo doganale. Bene ragazzi, siamo appena arrivati in Svizzera e stiamo per arrivare a Birg, dove ci saranno i controlli doganali. Il viaggio è ancora lungo, quindi niente, sto cercando di riprendere il più possibile, anche se diciamo non mi sento proprio stanco, però il viaggio in Eurocity, diciamo, è più lungo e più lento, quindi diciamo è più rilassante. Fermata di Visp. Bene ragazzi, adesso siamo entrati in Svizzera già da un bel po', guardate come è cambiato il paesaggio, come è cambiato il tempo, completamente diverso, vero? Onestamente questi paesaggi mi piacciono, però non so se ci vivrei, secondo me ci devi nascere. Comunque viaggio spettacolare ragazzi. Siamo arrivati a Berna. Thank you.
Te verde? Sì. Allora, i te abbiamo questo. Quello verde è menta, non è verde. Va bene? Sto prendendo pure lei. Siamo arrivati a Basilea SBB e praticamente questa è la stazione di Basilea lato svizzero, quindi ce ne sono due in realtà: Basel lato svizzero e Basel Badisch del Badisch, quindi tedesco. Anche qui è zona di frontiera, quindi ci sono spesso controlli per chi entra in Svizzera ma non per chi esce. Il viaggio è ancora lungo, è abbastanza lungo, però devo dire che è molto comodo, anche perché a me piace viaggiare in treno e fino adesso non ho trovato nessun problema in particolare. Meno male che non ci sono stati i controlli alla frontiera, non è salito nessun poliziotto della dogana, perché avrebbe potuto ritardare il treno, quindi è andata proprio bene, va? E niente, adesso dobbiamo ripartire, finalmente ripartiamo, perché in pochi minuti dovremmo lasciare anche la Svizzera e quindi entrare in Germania, cosa molto importante, perché sono quasi più di 3 ore che sono senza internet, e viaggiare senza internet per via dei costi elevati che ci sono in Svizzera, viaggiare senza internet non è una bella cosa. Certo, se avete magari delle serie scaricate sul tablet potete vedere qualcosa, potete leggere, però quando non avete niente vi annoiate veramente a morte. Però più che altro mi sono intrattenuto a riprendere un po' il mio viaggio, quindi tanto non mi sono annoiato. Ma la cosa bella è che adesso il treno è quasi semi vuoto, almeno fino a Karlsruhe, poi penso che salirà altra gente che deve andare tipo, non lo so, a Francoforte. Oh, mamma mia, siamo stati fermi un bel po' e adesso siamo ripartiti da Basel. Bene ragazzi, siamo appena partiti da Basilea e siamo ufficialmente in Germania. Sera. Mamma mia ragazzi, finalmente prossima fermata a Karlsruhe, scenderò da questo treno e dovrò prendere un altro treno per arrivare a casa. Mamma mia ragazzi, ce l'abbiamo fatta, sono appena sceso da questo treno e adesso devo prendere un altro treno per arrivare a casa. Vi faccio vedere anche la stazione di Karlsruhe. Eccola qui. E il treno che mi ha portato fino a qua se ne va. Ciao ciao trenino. Intanto ragazzi, vi faccio vedere questo
bellissimo tramonto che spesso si forma qui in questa stazione e forma stranamente questi bellissimi colori. È una cosa che ho sempre amato di questa stazione, che in estate brilla di questi colori, di questi aranci, fantastico. Ed eccola qui, signori, la stazione di Karlsruhe Centrale. Laggiù c'è anche il McDonald's, Subway. Molto semplice, molto spartana. Ragazzi, forse non lo sentite, ma la stazione è pervasa da un odore così speziato, perché è pieno di baracchini che fanno kebab, yufka, piadine, cioè veramente tutta roba speziata che, mamma mia, come si fa? Siamo nell'ascensore che ci porta al binario 14 perché ho il valigione. Ragazzi, voi non lo vedete, ma ha anche iniziato a piovere. Ecco il bellissimo tramonto rosso. E questo credo che sia il treno che ci porterà. No, non è questo, è questo qui. Questo è il treno regionale che mi porterà a casa. Eccolo qui. Va bene, raga, voi non lo vedete, ma ha anche iniziato a piovere. Leggermente, ma sta iniziando a piovere. Questo è il treno che mi porterà a casa ed è un semplice regionale. È stato un viaggio lungo ma non faticoso come può esserlo con Flixbus. Alla fine ci ho messo, quanto ci ho messo, dalle 5 già fino alle 5 ci ho messo una decina di ore alla fine, e posso dire anche che è stato rilassante. Però giusto per concludere in bellezza, vi farò vedere anche la stazione di Baden-Baden, così finiamo bene questo video, almeno spero che vi sia piaciuto, quindi rimanete ancora sintonizzati. Un'ultima cosa volevo dire prima di entrare nel treno: a Napoli c'erano 18 gradi, ora mi trovo a Karlsruhe vicino a Strasburgo e mi si sono già congelate le mani, cioè la differenza di temperatura è incredibile, basta superare la Svizzera e cioè è tutto un altro mondo, è incredibile come è fatto il nostro mondo. Bene ragazzi, sono sceso dal regionale e sono arrivato alla stazione di Baden-Baden. Adesso devo prendere l'ascensore perché c'ho il valigione e non mi va di farmi le scale con questo mappolone qui. Eccola qui, signori, la stazione di Baden-Baden. Siamo arrivati. Giusto per info, sono partito alle 5:25 da Napoli e sono arrivato adesso alle 6:30. Sarei dovuto arrivare alle, diciamo, una ventina di minuti prima probabilmente, però il treno da Milano fino a Karlsruhe ha fatto 20 minuti di ritardo durante il tragitto, non in partenza. Questo giusto per farvi capire un po' quanto tempo ci ho messo. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, continuate a seguirmi, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, mettete non mi piace se non vi è piaciuto il video, comunque sia commentate, fatemi sapere che ne pensate di questo tipo di video, se volete che ne faccia altri mentre viaggerò in futuro, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!